L'Aquila chiude la regular season con un successo, superando a domicilio un ottimo notaresco, giunto nel capoluogo senza alcun timore reverenziale al cospetto dei quotati avversari. Ora testa ai playoff, tra 7 giorni al Gran Sasso, arriva il Roma City. Solito 3-4-3 per mister Cappellacci, che fa ricorso al turnover. In prima linea il peso dell'attacco va sulle spalle di Alessandro, scortato dai soliti Banegas, ex di turno, e Del Moro. In mediana Del Pinto a schermo della terza linea, supportato da Mantini e Costa Ferrari. Sul fronte rotaresco 4-3-3 per il collega Bruno, parte dalla panchina Formiconi, Ferri Pulzoni nel cuore della difesa, Tringali è l'epicentro del gioco, davanti Marrancone e Carnevali a sostegno di Belloni. La prima notifica del match arriva al 7°, bussa l'Aquila, Mantini sgomma a destra e offre in mezzo, ma nessun piede amico è pronto a raccogliere. I rossoblù prendono il centro del ring e al 10° passano. Banegas, Da Vinci, pallone collato al piede e gol da esporre al museo. All'interno della squadra vale come un appartamento in centro a Milano, con trattativa riservata. Insistono i padroni di casa, 19°, tocca a Di Santo, martellata aerea, rammendo calore. Minuto 24, torna il segnale GPS del notaresco, angolo dalla destra, Ferri decolla ma non va. Bruno in piedi urla, i suoi lo assecondano. Minuto 30, faccia cattiva Marrancone, Michelin si allunga e disinnesca. Buon momento per la truppa teramana, 31°, viaggio dalla bandierina. Sugli sviluppi, girata di Ferri che non segna per colpa di Michelin. Insistono gli ospiti, 41°, Forcini al capolino, Michelin sicuro. Nella ripresa è subito notaresco, Forcini in mezzo, Scipioni rischia la reputazione, fuori. Nono, rabbia e convinzione Scipioni, il rumore del palo suona come una salvezza per l'estremo aquilano. 24°, Belloni abbassa le spalle e va, destro, fuori. Cappellacci getta nella mischia Angiulli, il numero 6 aquilano batte 2 colpi. 40°, sinistro velenoso, calore giustifica il suo curriculum. 41°, botta dalla distanza, dosaggio di poco errato. Banegas ancora le batterie cariche. Minuto 45, punizione dalla zolla golosa ma non va. Minuto 48, nel tabellino marcatori prova ad iscriversi anche Francesco Persiani, che va col sinistro, fuori. E questa l'ultima emozione del match. Da qui alla fine non si registrano sussulti. L'Aquila chiude il campionato a 2 punti dal campo basso ed ora si prepara ai playoff. L'abbraccio della curva a fine gara dimostra che la squadra della gente c'è. Un plauso anche a Bruno e ai suoi ragazzi per il campionato disputato. Chapeau. Sì, è stato un grande annato, un grande lavoro. Con una squadra più giovane del campionato, dietro di noi c'è solo il Sora. E con una, anche con le modalità, perché penso che anche oggi avete visto, insomma, esprimendo un certo tipo di calcio, sempre cercando di andare in campo proponendo le idee dell'allenatore, a cui faccio i complimenti per il grande lavoro fatto dall'allenatore e dallo staff che l'ha supportato. Quindi abbiamo sempre avuto questa idea, e quindi raggiungere la salvezza in anticipo proponendo calcio non era difficile, con una squadra, ripeto, giovane, che si è tolta anche delle soddisfazioni. Per adesso intanto ci riposiamo, e poi sono stato bene 1 anno e mezzo che sto qui, quindi è iniziato un percorso importante dalla salvezza dell'anno scorso. E poi al presidente devo tanto perché ero fermo, e quindi mi ha dato questa possibilità di lavorare. Sicuramente con calma, se vorrà, parleremo, e l'ambizione da parte di tutti sicuramente c'è, e questa è la priorità. I numeri parlano da soli, come si dice, i numeri sono ignoranti, quindi ha ragione il mister in tutte le sue esternazioni, in tutto quello che è riuscito a fare, perché ha combattato i ragazzi, si è preso sempre magari qualche parola di troppo, però dai, ha fatto un grande lavoro, abbiamo fatto un grande lavoro, siamo soddisfatti, e il campionato è stato molto positivo. Guarda, un po' di rammarico c'è, perché abbiamo perso punti con le piccole, con qualche piccola, perché le altre squadre le abbiamo battute tutte, quindi addirittura il campo basso andare in ritorno, per cui un minimo di rammarico c'è, però guardiamo avanti e facciamo bella figura ai playoff, anche se servono a poco, però dobbiamo onorare la maglia fino alla fine e cerchiamo di dare il massimo anche in quest'ultima lotteria.